Bene, possiamo incominciare. Volevo innanzitutto dare il benvenuto a chi è qui presente, chi è collegato online. Grazie di essere con noi, grazie in particolare a Vito Ruggero per essere qui con noi e aver dato l'occasione di organizzare questo evento. E grazie ai nostri interlocutori che con noi ne parleranno oggi. Io volevo solo due brevi parole di introduzione, un po' per spiegare il perché anche di questo evento qui a CESPI, perché CESPI appunto ha accettato la proposta di Vito di presentare questo libro. Come sapete, CESPI si è sempre occupato di America Latina e Caraibi, è una delle aree geografiche di interesse del CESPI sin dalla sua nascita. Ed è una cosa che è continuata nel tempo, mentre diciamo così che l'interesse verso l'America Latina da parte dell'Italia è stato altalenante, noi abbiamo cercato di mantenere fisso questo sguardo. In questi anni abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente questo lavoro di approfondimento, di analisi. Perché siamo convinti che l'America Latina rimane un'area strategica per l'Italia e anche per l'Europa, e l'Italia può e forse deve giocare un ruolo più attivo anche da questo punto di vista. Per cui abbiamo pensato di rafforzare quest'area non solo in termini di appunto, attività di analisi e ricerca attraverso pubblicazioni, ma anche attraverso la creazione di spazi di confronto, di dialogo, anche attraverso rilanciando anche quello che è un dialogo politico tra le due sponde, la sponda del Mediterraneo d'Italia e il continente dell'America Latina e Caraibi. E quindi un po' questa giornata, questo incontro di oggi va in questa direzione. Per cercare appunto di aggiungere dei tasselli, no? alla conoscenza dei rapporti tra il nostro paese, America Latina e Caraibi. E credo importante, e poi ce ne parlerà sicuramente Vito, e i nostri interlocutori, quello che, di cui parla il libro, avviene in un contesto specifico, no? In un contesto globale specifico, in guerra fredda, avviene in un contesto nazionale specifico in Italia e in un contesto particolare nei paesi dell'America Latina. E quindi entreremo un po' cercando di comprendere quelle che sono state le dinamiche e i diversi attori con l'idea, no, di acquisire elementi anche per ricomprendere e ripensare, no, le relazioni anche politiche. E niente, io mi fermo qui, per me è davvero un piacere, un onore, e ora do la parola e il tavolo a Donato Di Santo, che ringrazio, che appunto guiderà questa riflessione, e grazie ancora di essere qui a tutti. Benissimo, grazie direttore Daniele Frigeri, direttore del CESPI. Io innanzitutto presento i relatori e l'autore. L'autore è Vito Ruggero, autore di questo libro importante, dottore di ricerca presso l'Università di Roma III. Questa è anche stata la sua tesi di dottorato, anche se adesso sta già pensando a ipotesi ulteriori future, poi se vorrà ce ne parlerà lui, di questo lavoro sul tema del neofascismo italiano in America Latina in quel periodo. Alla mia sinistra, Maria Rosaria Stabili. Maria Rosaria è, oltre che anche lei, un dirigente del CESPI, è professore ordinario, già professore ordinario di storia dell'America Latina all'Università di Roma III, ed è stata la tutor del lavoro di Vito Ruggero. Fabio Porta è
parlamentare, deputato, in questo momento deputato, eletto nella circoscrizione dell'America del Sud e conosce quindi bene tutti questi paesi, anche se il suo paese, come dire, di elezione, dove ha vissuto tanti anni, è il Brasile. Ed è della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. L'ultimo relatore, Guido Salvini, arriverà tra pochi minuti perché è un ex giudice, un ex magistrato, in questo momento impegnato, si sovrapponeva per una mezz'ora questa convocazione per la Commissione Orlandi del Parlamento, arriverà quindi con qualche minuto di ritardo e l'ex magistrato Guido Salvini. A Milano è stato anche il giudice istruttore che ha riaperto negli anni 90, all'inizio degli anni 90, le indagini sulla strage di Piazza Fontana e le connessioni con Gladio e poi tante altre cose che se vorrà il dottor Salvini potrà meglio dirci. Prima di dire due parole nel merito del libro, anche se poi qui ci saranno coloro che effettivamente entreranno nel merito insieme all'autore, vorrei fare un ringraziamento a tutti coloro che sono qui in presenza e a tutti coloro che sono collegati online per questo incontro e in particolare vorrei ringraziare la presenza dell'ambasciatore del Cile, dell'ambasciatore Divaldi al nostro incontro. Per tutti i relatori io suggerirei, diciamo, di restare tra i 12 e i 15 minuti, magari io verso i 12-13 minuti farò un segnale così vi aiuto poi a concludere. Poche cose che vorrei dire nel merito sono le seguenti. La migrazione, diciamo così, neofascista italiana nel secondo dopoguerra in America Latina tra i tanti momenti simbolici, ha comunque, credo, si possa dire, una data simbolo e un paese simbolo. Il paese è il Cile, insieme agli altri che poi vedrete, fanno parte del lavoro e dell'approfondimento di Vito Ruggero. La data è il 6 ottobre 1975. Il 6 ottobre 1975, su mandato di Pinochet, dittatore cileno, e dei capi della DINA, che decisero di perseguitare anche all'estero, alcuni oppositori di rango, come nel caso di Orlando Letelier, ministro di Allende che venne ucciso nel 76 a Washington, negli Stati Uniti, ma questa data simbolo del 6 ottobre del 75 è l'inaugurazione, possiamo dire così, di questa strategia che avvenne proprio a Roma, nella nostra città, con l'attentato a Bernardo Leighton. Bernardo Leighton soffre, lui e la moglie, un attentato. Non muoiono, però vengono feriti molto gravemente e poi gli strascichi continueranno per tutta la loro esistenza. Dai mandanti li ho già detti, la polizia segreta DINA e la dittatura, il dittatore Pinochet, gli esecutori materiali, poi ci sono tante vicende giudiziarie su cui non entro, ma sono i sicari di avanguardia nazionale e di ordine nuovo. Un paio d'anni dopo, quindi siamo nel 76-77, molti membri di avanguardia nazionale e di ordine nuovo lasciarono l'Italia alcuni erano già andati, altri ci stavano andando, a trasferirsi in Spagna, nella Spagna della fine della dittatura franchista. E lì si fermarono un certo periodo di tempo. Dopodiché, dopo questa, diciamo, tappa, molti di costoro cominciarono a migrare verso il Cile, verso l'Argentina, verso la Bolivia e verso il Paraguay.
Questi sono in particolare i quattro paesi che Vito Ruggero colloca al centro del suo studio e cominciarono a collaborare, anzi a mettersi a disposizione di quei regimi e a collaborare con l'operazione Condor. Quando dico queste organizzazioni, in particolare Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo, che sono organizzazioni come allora si dicevano, sia sul lato destro sia sul lato sinistro, extraparlamentari, va anche però ricordato, e Ruggero nel libro ne parla approfonditamente, con un lavoro d'archivio naturalmente, approfonditamente, che non soltanto quest'ala extraparlamentare, ma c'era anche un'ala parlamentare che fece lo stesso tragitto e compì le stesse azioni. Beh, non solo Almirante, il capo dell'MSI, aveva giustificato, fu l'unico in Italia, l'unica forza politica che giustificò il colpo di Stato in Cile, ma alcuni membri dirigenti di quel partito, un nome per tutti, ma tutti gli altri poi potranno venire fuori dai vari interventi, Saccucci, parlamentare missino, che appunto fece lo stesso percorso. Il libro di Vito Ruggero è un libro molto ricco, molto interessante, ma molto rigoroso. Non c'è una riga, non c'è una pagina che cede come dire, alla tentazione giornalistica detta con molto rispetto. Appunto, non è un'inchiesta giornalistica, è molto rigoroso, ci sono le verifiche. Credo che hai avuto un tutor, come dire, di tutto. Assolutamente. E quindi lo si legge anche con la tranquillità di leggere cose che sono tutte verificate, che sono tutte riscontrate, dopodiché naturalmente le opinioni vengono da sé. Credo di poter condividere, anzi, condivido l'affermazione che nell'introduzione dice la professoressa Lessa, che questo libro su queste tematiche segna un prima e un dopo. Io, dal mio piccolo osservatorio, non sono un esperto della materia, però posso dire che sì, sono d'accordo. Parte dal tema della dottrina della sicurezza nazionale, della Seguridad Nacional, che generò, tra le altre cose, il sistema Condor. Passa successivamente ad analizzare il ruolo che Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo ebbero dalla loro fuga dei loro membri dalla Spagna franchista a sostegno di questi regimi nei vari paesi. Quindi, successivamente, parla dell'epopea, chiamiamola così, questo è un termine che uso io, no, non lo usa l'autore, dell'epopea dei neofascisti italiani in questi paesi dell'America Latina, dove si mettono al servizio, come dicevo prima, di questi regimi, anche nelle attività più abiette, tortura compresa, in Cile, in Argentina, in Bolivia, e si conclude questa azione, questa attività in Paraguay. E parlando del Paraguay, non posso non ricordare una persona che è scomparsa, è morta di recente, ma a cui si deve la scoperta di quelli che ora sono passati alla storia come gli archivi del terrore, e cioè Martín Almada, questo avvocato, difensore, grande personalità dei diritti umani del Paraguay, che ha sofferto sulla propria pelle in maniera brutale, sua e della sua famiglia, quei regimi, che è scomparsa poche settimane fa, a cui va il nostro ricordo e la nostra gratitudine. Sui legami di tutti questi scenari, diciamo così, con l'oggi, il libro non parla di questi legami, però politicamente, naturalmente, si possono fare delle considerazioni, qualcosa mi sono permesso di farla anch'io, dei legami con l'attualità. Credo che,
sia l'autore sia i relatori e poi se vorranno con brevi interventi anche i presenti se abbiamo il tempo se avremo il tempo in quota potremmo dire e potranno dire alcune cose. Sicuramente l'onorevole Porta potrà dire qualcosa. Chiudo con leggendo una breve poche righe che sono una nota della postfazione di Luca Telese ad un altro libro, questo libro qua, L'Aquila e il Condor, che è la biografia di Stefano Delle Chiaie. Ecco, nella postfazione di Luca Telese, il giornalista Luca Telese, si legge questo. A un certo punto dice: è divertente scoprire da lui stesso, lui sarebbe l'autore di questa biografia Delle Chiaie, Stefano Delle Chiaie, è divertente scoprire da lui stesso che quando Avanguardia Nazionale sostenne la candidatura di Paolo Signorelli alla Camera, lo slogan fosse, aperte virgolette, una bomba in Parlamento. Paolo Signorelli è lui, non lui, no, ma il nonno di lui. Bene. Con questa, come dire, breve introduzione, io passerei la parola per parlare davvero del libro a Maria Rosaria Stanca. Io ringrazio Donato, ringrazio Daniele, il Cespi, la presenza, la vostra presenza e anche le persone che si sono collegate a questo incontro. E comincio col dire che sono stata molto perplessa ad accettare l'invito a presentare il libro di Vito, perché, come ha appena ricordato Donato, io sono stata la tutor di Vito durante il suo percorso dottorale e ho seguito passo passo la sua ricerca e poi, come dire, ho discusso molto con lui anche la trasformazione della tesi di dottorato in questo libro. E quindi, come dire, mi sono chiesto se io potessi essere la persona più adeguata a presentarlo, perché è coinvolta in qualche modo in prima persona. E poi mi sono detto che però, insomma, era anche giusto nei miei confronti, nei confronti di Vito, avere l'occasione di esprimere pubblicamente il mio apprezzamento per il rigore, l'intensità e la passione con cui Vito ha condotto la sua ricerca. La mia grande soddisfazione per la conclusione e poi la pubblicazione di questo libro, che, come anche ha affermato Donato, dicendo che rappresenta e Francesca Lessa nella prefazione un prima e un dopo, davvero, come dire, i risultati di questa ricerca aprono un dibattito grossissimo. Io credo all'interno della storiografia, ma anche, come dire, un dibattito ampio all'interno, come dire, storiografico e politico, perché molti dei nodi che fino a questo momento sono stati dati per scontati non lo sono più. Vito, con una caparbietà e una minuziosità, e basandosi, no, su un corpus documentario notevole, no? Dichiara guerra alle generalizzazioni che sui neofascisti, sulle dittature di Seguridad Nacional, sul sistema Condor, mi vengono in mente questi tre nomi, ci sono stati, e ridiscute una serie di questioni e in qualche modo lo vedremo. Filo conduttore da dove parte e che cosa poi, se io sono poco disciplinata, tu mi disciplini. Tranquillo. Una delle prime cose che io voglio sottolineare è che appunto Vito cerca per ricostruire una storia estremamente complessa, per certi versi ingarbugliata, eccetera, parte proprio
da quello che Donato ricordava, dall'attentato a Bernardo Leighton agli autori, no? Dell'attentato, agli esecutori materiali, ma anche, come dire, a coloro che in qualche modo che furono i mandanti di questo attentato. E va sottolineato che certo è stato scritto molto, dal punto di vista soprattutto del giornalismo d'inchiesta, ci sono stati anche pochi, quasi nessuno italiano, autori studiosi e studiose che hanno ripercorso la vicenda dei neofascisti in America Latina, dall'Italia 1977, passando dalla Spagna, dovendo andare via dalla Spagna dopo la morte di Franco, eccetera, per rifugiarsi in Cile. Però sia il giornalismo d'inchiesta, sia questi studi, per quanto, come dire, contestualizzino, no, a livello internazionale le vicende dei neofascisti italiani, però studiano questa storia da un posizionamento molto preciso, che è quello, il posizionamento, come dire, italiano. Vito rovescia completamente le visite, entrando in quello che noi studiosi di area, nello specifico noi latinoamericanisti, insistiamo, no, con il sottolineare che si possono studiare vari temi, dalla emigrazione italiana, europea in America Latina, appunto alle vicende, diciamo, del neofascismo italiano, non solo italiano, insomma, no? Nell'immediato dopoguerra, se uno pensa ai fascisti e ai nazisti che migrano, no, in America Latina, eccetera, e che sono, posizionandosi però dal punto di vista e dagli interessi e dalle dinamiche squisitamente latinoamericane. Quindi c'è, e questo è un elemento su cui riflettere, non dico un ridimensionamento, ma un collocare la vicenda del fascismo italiano in un quadro, diciamo, cercando di rispondere ad alcune domande che sono legate squisitamente al contesto, diciamo, internazionale e al contesto latinoamericano. Quindi questo va detto, va sottolineato, è il lavoro di un latinoamericanista, la cui priorità è quella di riflettere sulle dinamiche latinoamericane, e tra, diciamo, è in un contesto in cui riflette sulle dittature cosiddette della sicurezza nazionale, cioè, ed è all'interno della dottrina della sicurezza nazionale, in cui peraltro mette in evidenza, no, con molta forza, la discontinuità, si può dire, sì, rispetto ad altre vicende autoritarie latinoamericane, cioè le dittature che a partire, dal 64 in Brasile, poi il 66 in Argentina e poi via dicendo, gli anni 70, 73 Cile, Uruguay, 76 di nuovo Argentina, eccetera, con la sola eccezione del Paraguay di Stroessner. Ecco, queste dittature vanno lette, studiate, e, diciamo, in un quadro di discontinuità con il passato e con le precedenti vicende autoritarie. Perché le violazioni di massa dei diritti umani, perché, come dire, tutte queste vicende rientrano all'interno di quella che viene definita la dottrina della sicurezza nazionale, che è un'elaborazione nuova rispetto al passato, che non è completamente legata a Nord America, ma in cui, come dire, a cui partecipano anche, come dire, le varie realtà e le varie dittature latinoamericane. Quindi è interessante vedere come
le dinamiche della presenza dei neofascisti nei vari paesi dell'America Latina, come dire, Vito li fa attraverso, come dire, approfondendo i punti di vista, i bisogni, le percezioni delle dittature. Estremamente, come dire, è parte, ovvio, una parte importante, e, come dire, leggerli attraverso le vicende della guerra fredda latinoamericana, che ha le sue specificità, ovviamente, rispetto all'Europa. Sì, Rispetto all'Europa. Facevo riferimento, ma lo faceva anche Donato, a questo scenario latinoamericano, uno scenario latinoamericano che a partire appunto dagli anni 60, per il Paraguay prima, è segnato da una serie di dalle dittature, da dittature militari, dittature civico-militari, quella del Cile è una dittatura civico-militare, da conflitti armati. E quindi se i primi anni 70 buonasera. Grazie. Se i primi anni 70 vedono, come dire, una forte unità, no? Del continente, sottolineata dalla creazione anche del cosiddetto sistema Condor, cioè all'interno delle strategie nuove rispetto al passato delle dittature latinoamericane, entra, come dire, questo accordo lanciato, l'idea nel 74 da Pinochet, ma che vede per esempio in Paraguay un luogo, no, importante di organizzazione. Questo è, diciamo, accordo tra tutti i servizi di intelligence dei paesi, quasi tutti i paesi dell'America meridionale, come dire, perseguire gli oppositori alle varie dittature militari, e quindi una strettissima collaborazione tra questi, che trova appunto nell'archivio del terrore che si è scoperto in Uruguay, in Paraguay, scusa, una fonte importantissima, come dire, documentaria. Ecco. Questa sistematizzazione delle politiche, e qui delle politiche repressive all'interno di un quadro concordato o di una strategia concordata, viene messo in crisi nella seconda metà degli anni 70, nel 77, e qui è un secondo nodo importante su cui vorrei, insomma, Vito intervenisse quando in qualche modo. Perché dico? Perché nella seconda metà degli anni 70, attorno al 77, un po' questo accordo, no? Mostra delle crepe importanti. Mostra delle crepe importanti dovute non soltanto alla faccenda che viene detto presidente degli Stati Uniti, Carter, e che quindi, come dire, le violazioni di massa dei diritti umani erano diventate una cosa, come dire, no? In America Latina, oggetto di grande dibattito, ma in qualche modo anche le tensioni all'interno, per esempio, del Cile e dell'Argentina, per le vicende dello Stretto di Dillon, no? Antiche contrapposizioni tra questi due paesi, no? Si rispondono. Per cui appunto scricchiola quello che esiste. E questo è un punto estremamente importante, su cui sarebbe opportuno forse discutere, perché Donato ricordava la figura di Martín Almada, che fu questa vittima
della dittatura del Paraguay e della repressione del Paraguay, che scoprì vicino ad Assunzione l'archivio del terrore, che è stato una scoperta estremamente importante. Ma lo stesso Martín Almada, faceva arrivare il funzionamento del sistema Condor, diciamo, fino all'altro giorno. No? Ecco, mentre un punto estremamente importante da sottolineare in termini di contributo del libro di Vito è quello di ridimensionare drasticamente questa fase. Il sistema Condor dura 2 anni, 2 anni e mezzo, dopodiché si conclude, numero uno, gli Stati Uniti entrano fino a un certo punto, sono osservatori. Neppure osservatori partecipanti, come direbbero gli antropologi, semplicemente osservatori, non ci mettono in mano. È un prodotto, come dire, tutto latinoamericano. E questo pone un problema, poi, come dire, aggiunge acqua, no, carne al fuoco, si dice, Sì. no, carne al fuoco, ecco, carne al fuoco ai problemi che noi storici affrontiamo, che è quello delle continuità e delle discontinuità, no? Nella storia. Sì, quindi l'altro elemento, quindi uno, tra le cose importanti, ridimensionamento drastico del sistema Condor e soprattutto, come dire, estremamente importante. Collegato con questo, la diversità della presenza dei neofascisti nei vari paesi dell'America Latina. Non si può appiattire, non si può generalizzare. I neofascisti hanno un certo ruolo in Cile, un ruolo diverso in Argentina. In Cile, vabbè, tu ricordavi, partecipano alle torture, in Argentina magari, e poi in Bolivia si fanno carico anche, come dire, del traffico di droga, narcotraffico, eccetera. In Paraguay se ne stanno in qualche modo tranquilli. Comunque, secondo elemento di ridimensionamento drastico, è il ruolo e le funzioni del neofascismo italiano in America. Sono completamente subalterni ai disegni che le varie dittature e i vari governi autoritari mettono insieme. Vengono utilizzati. Non sono portatori. Il sogno anticomunista, come dire, non fa in tempo, come dire, neppure ad essere pensato, no? Al di là delle grandi dichiarazioni, perché loro sono al servizio. D'altra parte, al servizio, come è stato detto, d'altra parte non rappresentano un gruppo coeso, sono a loro, no? Sono estremamente divisi e hanno riferimenti completamente diversi. Noi Sì, vabbè. siamo a 12:15, quindi Ok, finisco. Quindi, vabbè, mi posso in qualche modo, mi posso fermare qui e poi eventualmente il dibattito può, come dire, portare alcuni elementi, come dire, di riflessione ulteriore. se c'è qualcosa di Però, dire. no, perché in realtà, come dire, la pluralità degli attori, la diversità, come dire, del quadro latinoamericano e soprattutto ci tenevo a sottolineare questo drastico ridimensionamento. Il problema fondamentale, come dicevo, non è soltanto la presenza del neofascismo in America Latina rispetto al passato, ma anche come la continuità o la discontinuità della storia va valutata, no? Pensando all'oggi, pensando all'emergere, come dire, di forze di estrema destra, non solo nei vari paesi latinoamericani, ma tra di esse collegate con le vicende degli anni 80, no? O anche con le vicende precedenti, la Lega anticomunista latinoamericana. Ecco, tra tutti questi fenomeni, elementi di continuità e di discontinuità, come giocano e come noi riflettiamo su queste dinamiche. Mi fermo e mi scuso, no, di aver preso troppo tempo.
Molte grazie alla professoressa Stabili. Ci ha raggiunto nel frattempo il dottor Guido Salvini, che ringraziamo per essersi catapultato. Catapultato. Grazie A molte. piedi. Benissimo. Ma forse in questo caso ha fatto bene, Sì. perché credo che non avesse molte alternative. E quindi, d'accordo con lui, gli passerei subito la parola. Abbiamo iniziato questa disamina, diciamo, del lavoro di Vito Ruggero, che lei ben conosce, quindi la parola a lei, e se è possibile restare attorno ai Sì, 15 minuti, nel caso le sì, sì. Ecco, segnalerò quando arriverà l'ultimo. Prego. io sono molto contento di aver potuto incontrare Vito Ruggero e di aver poi letto il saggio che ha scritto, perché in un certo senso ha sistematizzato e dato un senso storico ad una serie di avvenimenti sparsi che noi avevamo incontrato, io e altri colleghi avevamo incontrato nelle nostre indagini. Poi, facendo gli giudici e non gli storici, ovviamente si scrivono nei verbali tante cose, alcune cose poi non diventano imputazioni, o perché gli imputati sono morti, sono giudicati, diventano nelle nostre indagini in un certo senso contorno, no? Però hanno un'importanza storica elevatissima. Però noi non siamo in grado di sistematizzarli. Raccogliamo tanti dati che, devo dire, per la più parte sono stati confermati come veri. Che questa è una soddisfazione, e poi sta a chi fa un altro mestiere, dà un senso compiuto. E qui faccio solamente una brevissima osservazione prima di raccontare quello che ho sentito io. Allora, quando si parla di neofascisti e neonazisti in Italia e anche in altri paesi europei, chiaramente ci si riferisce a gruppi che hanno un'ideologia ben precisa. Quindi la mistica del fascismo, il partito, che sia fascista o nazista, un'ideologia molto strutturata, una serie di mitiche, no? Che ci sono intorno, che sono quelle che conosciamo di questi due movimenti che hanno purtroppo governato in Italia e in Germania per circa 20 anni. Però che avevano tutto un apparato intorno, no? Ideologico. Ecco, quello che vi voglio far notare, dico solo questo, poi racconto la mia storia, è che quando questi personaggi si spostano dalla Spagna al Cile e all'Argentina, si spostano su una comune base anticomunista. Però quelli che incontrano non sono regimi fascisti nazisti in senso proprio. Io mi ricordo che una volta Nichi Guerra, credo che l'editorato qui sappia quasi tutti, dice: io certo che sono molto grato perché in Cile e in Argentina ci hanno aiutato, ma lì di nazisti, dottore, non c'era nemmeno l'ombra. Cioè, nel senso, nazismo e fascismo come fenomeno storico, con tutto un insieme ideologico e anche mitico, non c'era solamente, non c'era tanto. Erano sostanzialmente dittature militari anticomuniste, con una tendenza economica tendente al neoliberismo, mentre in un certo qual modo fascismo e nazismo tendevano a un controllo statale. Ecco. E fondamentalmente erano. Già il regime di Franco era meno fascista rispetto, era sostanzialmente una dittatura cattolica di destra. Ecco, ecco lì si appoggiano a queste dittature anticomuniste, militari, che tendono a non fare politica al popolo. Tant'è vero che alle spalle non ci sono partiti, fondamentalmente. Io adesso non sono uno storico, per carità, so quelle quattro cose che. Ma non c'era un partito fascista cileno o argentino piuttosto che boliviano, c'erano movimenti, Patria e Libertad. Però fondamentalmente l'idea era l'esercito e le forze militari tutelano il paese dal comunismo e la finiva. Ecco. Poi c'era un po' di vecchio cattolicesimo, questo sì, c'era una. Ecco. Però ecco. Questo, ripeto, quella frase di Vinci Guerra, detta così in un interrogatorio, un po' nell'interrogatorio si dicono un sacco di cose che non c'entrano niente, no? Perché ovviamente ci si parla con le persone. Dice, dottore, però non c'era neanche l'ombra di un nazista. Inteso quelli che noi ricordiamo delle parate di Hitler, no? Con tutto il paganesimo, il Valhalla, tutte queste cose. Ecco, chiaramente sono radici culturali diverse. Adesso vi racconto quello che ho sentito io. Io ho avuto l'avventura di interrogare
alcuni di questi soggetti che sono intervenuti in Spagna e in Sud America, e sono Vincenzo Vinci Guerra e Pierluigi Computelli. E mi hanno raccontato, no? Raccontato anche al di là, ormai, perché certi processi erano fatti, per cui si poteva anche parlare alla fine, condannato, assolto, poi dopo se voglio di parlare ne parli, ecco, mi spiego, non, si crea proprio un'atmosfera di confronto. Quello che mi aveva colpito di entrambi era la freddezza. Al di là che Vinci Guerra ha deciso di raccontare quello che aveva fatto perché secondo lui i servizi segreti avevano tradito una parte della sua esperienza, no? Vinci Guerra mette una bomba, autobomba contro i carabinieri, i servizi segreti dicono, la faccio molto in breve, che sono stati o malavitosi locali o lotta continua, lui si arrabbia perché dice no, un nazista combatte lo Stato contro di me, non potete permettervi di portarmi via il mercato. Ecco, da qui nasce tutta una stranissima situazione in cui il più nazista dei nazisti è l'unico che racconta le cose come sono andate, ma perché vuole, diciamo, rivendicare la propria identità, non gli importa per niente di fare l'ergastolo, vuole essere riconosciuto come il più nazista dei nazisti. E proprio per questo cerca di testimoniare, non di pentirsi, di raccontare come sono andati i fatti. Allora, cosa devo dirvi? Sono racconti terrificanti. Prima c'è la Spagna, no? In Spagna, siamo a Madrid, c'è il gruppo delle Chiaie, c'è Vinci Guerra, c'è Computelli, ci sono diversi reduci dell'OAS, ci sono militanti portoghesi quando cade la dittatura, che poi è l'ultima, era quella di Caetano, no? Dopo la caduta di Salazar, e quindi si spostano. Sostanzialmente ottengono ospitalità, vuol dire soldi e appartamenti, no? Nel centro di Madrid, un bel posto. In cambio di azioni lo tendono un po' a negarlo, ma io credo con convinzione azioni contro uomini dell'ETA. Poi qualcuno ne prende le distanze perché dice in fondo nazionalisti, non li avremmo colpiti, ma io non sono tanto convinto. Penso che ne avessero fatte azioni contro oppositori del franchismo e contro militanti dell'ETA. E questo è il loro quadro. Poi ci sono, tra l'altro, dico solo rapidamente tra parentesi, in quel momento a Madrid, anche se poi non vanno in Sud America e non fanno azioni particolari, non dimentichiamo, anche quelli del gruppo Freda scappati dopo la strage di Piazza Fontana. Io faccio alcuni nomi, qualcuno più noto, qualcuno meno, Pozzan era un vice di Freda, Tognolo, Biondo, altri Padovani, questi non fanno attività. Sono quelli che sfuggono alle indagini dei magistrati milanesi e di Catanzaro per impedire che si sappia la verità sulla strage, ma rimangono un po' collocati a parte. E poi a un certo punto, ecco, i legami con Sud America si stringono abbastanza presto, perché Vinci Guerra racconta che Borghese, che era molto stimato dai sudamericani, proprio perché è un militare fondamentalmente, non aveva una grandissima ideologia, è un militare anticomunista. Il fascismo anche per Borghese era secondario, l'importante è Borghese si reca da Pinochet, da cui è stimatissimo, e Pinochet e Borghese gli presenta delle chiavi. Siamo al 74, quindi siamo ancora, diciamo, all'inizio, no? In cui i militanti di estrema destra possono stare ancora in Spagna perché il franchismo non è ancora caduto. Poi c'è lo spostamento, e lo spostamento vuol dire spostarsi in Cile dopo questo primo abboccamento tramite Borghese, avere un bel appartamento nel centro di Santiago dove ci sono le torri, no? Quindi ben sistemati, ormai dopo il golpe, vuol dire entrare al servizio della DINA, la Direzione Nazionale di Intelligenza, che è quell'espressione di quella ideologia militare, per cui l'importante è che i comunisti o i filocomunisti siano fatti sparire dalla vita politica. Non c'è una particolare ideologia alle loro spalle. Uccidono la gente, la sequestrano, la deportano e loro fondamentalmente li aiutano. L'anima nera di questo servizio di sicurezza è Manuel Contreras, che diventerà poi l'ideatore dell'attentato contro i coniugi Lenton a Roma, proprio qui a Roma, in via Aurelia. È tutta una serie. Ecco, io
Vinci Guerra l'ha raccontata molto bene in vari verbali a me. E Vinci Guerra raccontava il vero perché aveva l'ergastolo, voleva tenerselo. Voglio dire, non c'è nessun interesse, non c'era nessun interesse da parte sua a dire qualcosa per avere dei vantaggi, no? Beh, il primo omicidio, io non so qui se sono intervenuti gli italiani, forse sì, ma sicuramente la Dina Cilena è l'omicidio del generale Prats, no? Carlo Prats era stato anche vicepresidente, credo, del governo Allende, era un militare lealista, cioè credeva nella Costituzione, e era riuscito a fuggire dopo i golpi in Argentina, si rifugia a Buenos Aires, l'ambasciata cilena gli nega il passaporto con il quale probabilmente vorrebbe porsi in salvo in Europa, e dato che è bloccato a Buenos Aires, probabilmente c'è un rapporto stretto tra uomini di seguito di informazioni argentino e cileno, dato che era bloccato Buenos Aires, diventa vittima di un'azione della DINA, in quanto viene messa un'autobomba sotto la sua vettura e muore saltando in aria lui e la moglie. Guardate che è un omicidio di alto livello, perché è un esponente importante, diciamo, comunque della potenziale opposizione a Pinochet. E poi c'è un altro progetto in cui comincia sicuramente a entrare in gioco questo Michael Townley, che Vinci Guerra ha conosciuto benissimo, con Cutelli anche, ne parlano. Ormai stiamo parlando di storie, non sono più fatti su cui possiamo avere dei dubbi. Questo è un personaggio stranissimo. Io devo dire, anch'io non l'ho capito del tutto. Il suo soprannome, molto eloquente, è lo sciacallo della Dina, è il sciacallo. È un americano, però di fatto ha vissuto fin da adolescente in Cile. Ecco, io non mi spingerei a dire che è un uomo della CIA o non della CIA. Ecco, sinceramente, non lo so. Sta di fatto che lavorava per la Direzione Nazionale dell'Intelligenza. Era americano, ma non mi sembra che fosse un uomo del governo, onestamente, no, non posso dire. Ed è quello che inizia le operazioni a cui partecipano gli italiani. Prima c'è il tentativo di uccidere un esponente importantissimo della potenziale dell'opposizione politica Pinochet, che è il dirigente socialista Carlo Saltamiano, che è un personaggio come fosse Nenni in Italia, ecco, intendiamoci, una persona di grandissimo spessore, come fosse Pertini. Ecco, c'è una conferenza dei socialisti in terra spagnola, Townley organizza l'uccisione, ma Altamirano è appena andato via e Altamirano si salva. Non si salva invece lei. Forse un episodio di cui che abbiamo un po' rimosso, ma non so se c'è nemmeno qualcosa che lo ricorda. Il fatto in via Aurelia, è avvenuto in via Aurelia ed è veramente un episodio della crudeltà terrificante. Allora, l'organizzazione ormai è acclarata. Perché dopo quello che ci hanno raccontato Vinci Guerra con Cutelli, anche se il processo con Cutelli delle Chiaie era già terminato con la soluzione per insufficienza di prove, è pacifico che sono colpevoli. Anche perché lo stesso Townley, una volta arrestato quando, uccidendo un oppositore cileno, Letelier, a Washington l'aveva fatta troppo grossa, viene estradato e confessa tutto. Quindi parliamo di qualcosa che ormai è storia. Quando me ne hanno raccontati, però, entrambi sono casi che ti colpiscono sul piano umano. Leighton chi era? Era un democristiano, diciamo, potremmo, che se fosse stato italiano sarebbe stato simile a morte. Ecco, per dire, ecco. Nel senso che anche in Cile, quando ci fu il colpo di Stato, prima e dopo, desiderava sostanzialmente un avvicinamento tra la democrazia cristiana, che era stata un pochino in alcune frange cedevole rispetto alla possibilità del golpe, invece un avvicinamento tra comunisti, socialisti e democristiani, nel tentativo di svegliare la dittatura, una specie di compromesso storico, se parlassimo in Italia, un campo largo, se vogliamo oggi parlare con le elezioni, con la politica di oggi. Leighton si era rifugiato a Roma con la moglie, continuava a fare politica, apparteneva appunto a quel gruppo chiamato dei 13, dei 13 democristiani che di fatto stavano tessendo una possibile politica di alleanza contro il governo militare di Pinochet. Allora, qual è la catena di comando sostanzialmente? Pinochet ordina, Contreras, il capo della DINA, organizza, Townley è un mandante intermedio, cioè si incarica di venire in Europa,
e trovare i contatti, dato che non potevano farlo loro direttamente, anche per una mancata conoscenza del territorio, no? Cioè Roma non è un territorio facile, di reclutare delle chiaie e computelli per l'esecuzione dell'attentato contro l'esponente democristiano cileno. Quindi una catena, no? Paoli viene a Roma, eh? Viene a Roma, si ritrova nelle basi di Avanguardia Nazionale, parla con delle chiaie, con Computelli si occupa dell'esecuzione dell'attentato particolarmente crudele, perché ricordiamo che Aleito intanto non è un uomo giovane, era con la moglie. Viene colpito e di fatto, benché non muore, la sua vita politica è finita perché rimane leso per tutta la vita. E Computelli, che si è sempre, come dire, presentato come l'eroico comandante militare di ordine nuovo, quindi una figura da antico combattente, spara alla nuca della moglie e quando questa si china per soccorrere il marito. Ci ha colpito e resterà lesa anche lei. La moglie si chiamava Anita Fresno, anche lei resterà lesa per sempre. Un episodio veramente vigliacco, veramente vigliacco. Io mi ricordo proprio quando Concutelli parlava di queste azioni. Ecco, la parte di Leito la ricordo meno perché è un altro verbale. Ricordo quella Concutelli quando uccide il giudice Amato, siamo nello stesso periodo. Che racconta in dettaglio il tipo di proiettile, come ha messo 32 proiettili, però ne ha sparati 30 per non rovinare l'arma. Ecco, questo per farvi capire la struttura mentale di queste persone, no? La struttura. E spiega il tipo di proiettili devastanti con cui il povero Amato e poi lei ci saranno. La cosa, diciamo, grave di questa vicenda, collocata a metà degli anni 70, è che invece di dirigersi le indagini verso il contesto dei responsabili, vengono immediatamente, con un'espressione che mi sembra quasi abusata, depistate. Nel senso che il SID, che allora era gestito in modo piuttosto male, fa una prima informativa in cui prospetta la responsabilità per l'attentato ai coniugi, Layton. Come responsabilità del movimento d'Izquierda Rivoluzionaria, cioè un movimento di estrema sinistra cileno che effettuava anche un'opposizione di tipo armato, ma certo non avrebbe sparato in Italia e non avrebbe sparato contro un esponente politico che comunque non era legato alla libertà. Quindi un depistaggio, diciamo, in piena regola, a cui ne segue un altro. Prego. Siamo oltre i 15, quando Io può. finisco Sì, praticamente, era tutto prego, prego. solo il No, depistaggio l'ascolteremo con ordine. Solo per che mi sembra la cosa più brutta, prego. ecco, e qui ci racconta Vinci Guerra, perché l'ha vissuto da dentro, lui sa com'è andata, e dato che si prospetta come nazista puro, quello che fanno i servizi segreti a lui non va bene, ecco, sul punto di vista, ma almeno ci ha raccontato bene la storia, finisco raccontando questa. C'è in una Europa. Vengono trovati un altro documento di rivendicazione, sempre dell'attentato Layton, a firma nuclei armati proletari. Proprio no, perché Vinci Guerra ci racconta come quell'aulotto in cui c'erano questi documenti è un aulotto che compariva come documenti nella base di Avanguardia Nazionale in via Sartorio, dove c'erano gli appunti per preparare questo documento. E dato che il SID a indicare dove si trova quest'aulò, c'è l'intesa su questo ulteriore depistaggio. Con questo concludo per farvi capire come siano stati eventi, che abbiamo chiarito. Alla fine, con Cutelli e delle chiarie per il duplice tentativo Leicon, sono stati assolti perché le prove non c'erano ancora. Con Cutelli poi lo confessa, a processo finito. Però, in un successivo processo alla Corte d'Assise da Roma, generale della il comandante della DINA Contreras e il suo vice Turriaga vengono condannati per il duplice tentativo di omicidio. Non saranno mai estradati perché sappiamo come vanno queste cose. Ma questi fatti di cui parliamo, ve li dico io per gli ho verbalizzati e seguiti, sono comunque assolutamente Molte grazie, dottor Salvini. Mi scusi se l'ho interrotta, è solo per.
un equilibrio di tempi, ma Certo. l'avremmo ascoltata per molto tempo ancora. E magari se poi potrà rimanere un po', ci sarà un secondo giro, potremmo tornarci. Adesso passerei la parola al terzo relatore, all'onorevole Fabio Porto. Allora, intanto grazie al CESPI che ancora una volta, diciamo, si distingue, e ovviamente non posso che essere riconoscente per questo, per dare all'America Latina, in tutti i suoi aspetti storici, politici, storiografici, quell'attenzione che purtroppo non sempre, chiamiamolo il sistema Italia, il sistema politico, il sistema economico, il nostro paese in generale dà a questo continente. Quindi ringrazio, tra l'altro, l'opportunità del libro ci aiuta anche a mettere a fuoco alcune cose, come è stato detto anche da professoressa Stabili, che è da Donato nei suoi interventi iniziali, che probabilmente non erano stati evidenziati mai in maniera così sistematica e coordinata. Il tema è interessante. Io, ovviamente, a differenza di chi mi ha preceduto, non faccio un intervento nel merito del libro che ho letto con interesse e che ovviamente credo debba essere anche oggetto di analisi storica oltre che politica, però accettando la provocazione o la richiesta di Donato, voglio fare alcune letture alla base anche della mia esperienza politica di questa vicenda, con riferimenti, insomma, sia al passato, sia al presente, sia all'attualità, ma anche al passato più o meno recente dei rapporti tra l'Italia, in questo caso, insomma, con questa componente neofascista, e l'America Latina. Tanto fatemi dire, perché prima stamattina non ero nemmeno sicuro di poter essere qui, che arrivo proprio da 2 giorni, diciamo, particolarmente ed emotivamente intensi, perché spero e credo che anche fuori dall'aula di Montecitorio si sia arrivato il clima pesante, no, che abbiamo respirato e che non è purtroppo totalmente alieno alle cose di cui stiamo discutendo. Certo, per chi appunto poi conosce o studia o è anche cresciuto, insomma, sul mito, in senso ovviamente positivo, della nostra lotta antifascista, vedere riecheggiate nell'aula di Montecitorio, no, chi inneggia la decima massa, o chi si scatena in maniera non solo verbale, ma anche fisica contro dei colleghi, e tutto questo quando 2 settimane fa, come ho ricordato oggi in aula, avevamo la presenza di Mattarella, ma di tutte le alte cariche dello Stato, ricordato la presenza, la denuncia e la morte di Matteotti proprio contro le intimidazioni, contro le aggressioni fasciste. Insomma, tutto questo ti fa ovviamente leggere o rileggere anche queste cose di cui stiamo parlando adesso, ovviamente con degli occhi diversi. E purtroppo il risorgere di una destra estrema, radicale, autoritaria, con molte venature di nostalgia e di negazionismo, è un elemento che è presente purtroppo non soltanto nel nostro paese, non soltanto in altri paesi europei, ma fortemente in alcuni di quei paesi dell'America Latina di cui oggi magari rileggiamo una storia di 40, 50 o 60 anni fa, ma che da Bolsonaro in Brasile, a Milei in Argentina, lo stesso Cast in Cile, in qualche maniera, senza nemmeno tanto pudore, rivendicano un po' di essere anche figli di quella storia. O se non lo rivendicano, quantomeno lo negano nel senso che negano i crimini, gli orrori di quelle dittature alla quale magari schiacciano l'occhio libero. Quindi questa
questo tipo di letture, questo tipo di interventi come quello di oggi non sono sicuramente, diciamo, slegati da una storia contemporanea. Donato giustamente indicava nel 6 ottobre del 75, nell'attentato contro Layton, l'inizio, no, di questa, chiamiamola, strategia della tensione in senso italo-latinoamericano. Mentre parlava il professor Salvini, appunto, pensavo come siamo siamo negli anni di piombo, siamo negli anni in cui nel 63 veniva assassinato Allende dentro il Palazzo della Moneta, nel 75 l'attentato a Layton, nel 78 la morte, l'attentato contro Aldo Moro e la sua scorta. Guarda caso, siamo tre storie, tre personaggi che in qualche maniera si collegano a quello che possiamo chiamare compromesso storico, concertazione, cioè il tentativo di unire le masse popolari cattoliche di estrazione socialista per fare fronte a un avanzare delle forze, diciamo, di estrema destra, dei regimi militari. E guarda caso, in questi anni 73-78 abbiamo il Plan Condor alla sua massima potenza, no? Dal 74 in poi in particolare. Quindi è chiaro che non si può nemmeno non collegare poi tutto questo anche a una strategia con qualche orchestrazione che aveva sede, insomma, sono gli anni di Kissinger, segretario di Stato, negli Stati degli Stati Uniti. Detto questo, farei anche un passo indietro, perché io sono arrivato qui con un libro presentato qualche settimana fa alla Camera sugli echi del fascismo nel Brasile di Vargas. Faccio un passo indietro per dire, non sono nemmeno io uno storico, no? Da politico, da sociologo, da studioso anche di queste cose, come certe influenze credo che hanno anche un'origine più lontana. Non dimentichiamoci che il fascismo, Mussolini, esercitò un'influenza, un fascino, scusatemi il gioco di parole, fascino e fascismo su Vargas, su Perón, figure sicuramente non assimilabili al fascismo, sicuramente non sovrapponibili a Mussolini, ma entrambi sul versante dell'autoritarismo, del populismo, hanno coltivato in momenti diversi questo mito, e sicuramente in questi loro periodi di governo, in un terreno fertile per certi versi, un certo militarismo che poi sarebbe diventato protagonista delle dittature a partire dal 64 in Brasile, poi abbiamo detto Bolivia, Cile, Argentina, che sono seguiti. Questo grazie anche, piccolissima parentesi, un po' con deviazione così professionale, anche a una certa retorica ben orchestrata del fascismo sul tema dell'emigrazione italiana, della presenza italiana in quei paesi. Il fascismo fu molto abile nel sollecitare questo orgoglio patriottico, e questo in qualche maniera favorì anche questa cultura che poi divenne il brodo per raccogliere anche i neofascisti di importazione. Ricordo soltanto che la Gladio in Brasile, il paese che conosco meglio, era molto presente. Quando sono arrivato a metà degli anni 90 in Brasile, erano ancora vivi alcuni degli esponenti che poi erano usciti dagli archivi, no, che qualche anno prima erano stati tolti dal segreto della stessa Gladio. Il Circolo Italiano di San Paolo non era un segreto che era oggi diremmo un covo, diciamo un luogo di accoglienza di ex gerarchi fascisti, no? Lo stesso Gianfranco Fini, che è stato il mio primo presidente della Camera, quando andai a incontrare la prima volta, in maniera molto, direi, quasi simpatica, tra virgolette, mi disse: ah, il circolo, c'è il famoso Ippolito, ex gerarca fascista, uno dei presidenti storicamente più, e la direttrice, quando io arrivai, la direttrice del Fanfulla, che negli anni 20-30 era il quotidiano italiano più diffuso forse al mondo, perché è venuto a San Paolo, tirava forse più proprio del Corriere della Sera a Milano, era
un personaggio, Marianita Moro, legata direttamente a Gladio. Quindi dico, parliamo di cose che poi non sono nemmeno così slegate. E sul Plan Condor, fatemi dire, che c'è Donato, c'è anche Eugenio Marino, che se ne è occupato assieme a me, quando con molta determinazione, molto orgoglio, il governo italiano, allora era presidente Enrico Letta, il Partito Democratico, le confederazioni sindacali si presentarono come parte civile al processo Condor, grazie anche ovviamente al legame, purtroppo insomma, drammatico, dato dalle vittime e dai carnefici, molti dei quali con cittadinanza italiana, e quella è stata un'altra pagina che comunque ci lega e ci ha legato a questa drammatica pagina. Ecco, io concludo quindi ringraziandovi, dicendo che se noi in questi anni, grazie Eugenio, amici del CESPI, abbiamo mantenuto forte, alta l'attenzione, la preoccupazione anche storica sul rapporto Italia-America Latina, in particolare dando sempre enfasi a quello che è successo nel sostegno, in particolare del movimento operaio, dei partiti di sinistra, ma della stessa Democrazia Cristiana, del PSI, alla lotta contro le dittature, contro i regimi militari. Lo abbiamo fatto proprio perché vogliamo rivendicare un collegamento che esiste, che è esistito anche nei suoi aspetti negativi, perché questo collegamento Italia-America Latina, ovviamente, come tutte le grandi storie d'amore, sono fatte anche di odio. Noi abbiamo un legame, ovviamente, di sangue con questo continente, ma nel legame di sangue ci sono stati anche questi riferimenti, questi collegamenti profondi. Il libro di Vito Ruggero, che ringrazio, ci aiuta ad evidenziare una parte forse meno conosciuta e, ahimè, oggi molto attuale. Grazie a tutti. Benissimo, molte grazie all'onorevole Fabio Porta per questa visione, insomma, che ci ha offerto anche su alcuni elementi di attualità. E adesso, caro autore, ti tocca, dovrai, come dire la tua rispetto Ma non a già queste detto tutto, prego. suggestioni. Quindi, prego. Allora, innanzitutto un grazie al CESPI che ha accolto Marino Rossi di presentazione, e un grazie a Donato che si è preso la briga di, insomma, organizzare tutti gli aspetti logistici. Devo dire che sono molto contento di, grazie anche ovviamente alla partecipazione dell'onorevole Porta, devo dire che sono molto contento di essere qui oggi con queste persone. E anche perché, diciamo, in questo momento sono presenti due persone che fanno e configurano in calce i ringraziamenti di questo libro. E alla mia destra il dottor Salvini, che è stato estremamente disponibile sin dal 2016. Ricordo ancora la prima telefonata che gli feci appunto in aula del dottorato. E dall'altra parte sono molto felice di presentare questo libro insieme alla professoressa Stabili, che è stata non una semplice tutor, come è stata una guida preziosissima che mi ha accompagnato, formato e anche strigliato quando me lo meritavo. E questo anche fa parte sicuramente di una formazione di qualità, ecco. Sul libro, sì, effettivamente il libro è frutto di, diciamo, molti anni di ricerche, molte ore passate a spulciare archivi, a guardare carte, ma è anche il risultato, ecco, di un periodo favorevole, ecco, dal punto di vista delle fonti, sia per quanto riguarda l'apertura delle fonti statunitensi, che insomma più tempo passa, ecco, più diventano disponibili. Dandoci quindi la possibilità di andare a scoprire nuovi elementi su vicende anche piuttosto recenti, e anche grazie agli strumenti tecnologici di cui disponiamo in questo momento, tant'è che io ho avuto la fortuna di ottenere una fellowship, almeno c'è una seguito della Cave di Washington nel 2017,
da un solo posto ho avuto la possibilità di accedere agli archivi degli Stati Uniti, del Paraguay, del Cile, dell'Argentina, eccetera, eccetera, eccetera. È un libro che ha ovviamente un'impostazione accademica, ma è pensato anche per andare oltre le grigie aule universitarie. Sento, professoressa. Sono Tant'è che i primi due capitoli sono pensati, sono strutturati in maniera tale da dare tutti gli strumenti anche a chi non è abituato, qui non maneggia, ecco, con confidenza questo tema, per poi comprendere tutto quello, gli sviluppi appunto di questa storia, che invece viene affrontata e articolata nel terzo e il quarto capitolo. Come si è detto prima, è una storia che parte qui da Roma, da Via Aurelia, e che si dipana fra in almeno cinque paesi in due continenti. Come accennava la professoressa prima, dare un senso anche storiografico, ecco, a tutta una serie di elementi, a varie vicende che si intersecano, non è stato affatto semplice, ma è stato estremamente necessario. Uno studio approfondito del contesto latinoamericano in quel determinato periodo è essenziale per capire poi come queste dinamiche hanno influenzato non solo gli spostamenti dei neofascisti all'interno del continente latinoamericano, ma anche il tipo dei rapporti che si sviluppavano con ogni singola dittatura. Per fare una battuta che mi ha detto un mio amico giornalista durante un'altra presentazione, non sono andati in America Latina a fare un Erasmus, nel senso che la loro permanenza in America Latina non è stata tutta rose e fiori. E questo è uno dei primi elementi che sfozza un po' con quella che è stata la narrazione mainstream, qua passatemi l'espressione, fino ad adesso, una narrazione secondo cui l'incontro tra il fascismo italiano e le dittature latinoamericane è stato qualcosa di scontato o naturale. In realtà, se andiamo a vedere, se andiamo a scavare un po' oltre la superficie, capiamo come questo incontro in realtà è colmo di contraddizione a livello politico. Ed è un incontro che è nato dalla condivisione di alcuni elementi, di alcuni elementi politici di base, tra cui un anticomunismo, ma non un semplice anticomunismo, un anticomunismo violento che contemplava l'utilizzo del terrorismo e della violenza come strumento per arginare l'invasione sovietica, che era, secondo loro, era in atto in quel periodo, no? Loro pensavano che ci fosse in atto un silenzioso tentativo da parte dell'Unione Sovietica di corrosione delle istituzioni occidentali, ed erano pronti a dare la spallata finale, per usare le parole di Susan Labène, che insomma era una socialista, che era fortemente anticomunista, anche lei. E dall'altra parte, però, c'era anche un umano desiderio di mantenere la propria libertà, perché anche, diciamo, di questo si tratta. Tant'è che alcune delle persone che sono rimaste della stessa area politica, rimaste in Europa, sono state arrestate. Quindi, dopo l'interruzione di come scrisse Franco Ferraresi, di quel rapporto privilegiato fra le istituzioni, tra gli apparati di intelligence italiani e il mondo del neofascismo, ma anche hanno fatto una fine ben peggiore. Pensiamo anche a, mi sfugge il nome, Buzzi, che fu ammazzato dalla Pompotelli Buzzi, sì, è in Armando carcere. Buzzi, ucciso da Esattamente. Pompei. Quindi, insomma, episodi di violenza all'interno dello stesso campo. Dall'altra parte emerge come anche diciamo, questo aspetto, ecco, della necessità sostanziale che queste persone avevano di andare a cercare un rifugio, un riparo altrove, evidenziata anche dal tipo di missioni in cui furono coinvolte, missioni che con l'anticomunismo e con la militanza politica avevano ben poco a che fare. Io ricordo, per esempio, una testimonianza di Vincenzo Vinci Guerra, che lessi su uno dei verbali inviatomi dal dottor Salvini, che mi raccontò lui di persona quando andai ad Opera ad intervistarlo.
Quindi mi parlò durante questa intervista, mi parlò delle missioni di spionaggio organizzate dalla dittatura cilena contro il Perù, al confine col Perù. Quindi loro avevano il compito di andare a spiare le installazioni militari e avevano bisogno di quel tipo di personale, quindi di agenti che non fossero direttamente riconducibili al Cile per evitare incidenti diciplomatici. E Vinci Guerra giustificò questa operazione sostenendo che la diffidenza verso il regime peruviano da parte del Cile era dovuta al fatto che il regime peruviano era considerato di sinistra in quel periodo. Questo è un argomento che assolutamente non regge, perché se effettivamente fino al 1975 c'era stato un regime militare, seppur militare, che comunque sia era vicino alle istanze popolari, dal 75 in poi, con l'arrivo di Bermudez, questo cambiò radicalmente. Diciamo che ci fu un cambiamento di rotta drastico. E invece il nuovo regime peruviano si allineò invece a quelli che erano i dettami della dottrina della sicurezza nazionale. Qual era la vera ragione, almeno secondo me, però diciamo, fatico a trovare altre spiegazioni? Era proprio un elemento a cui faceva cenno prima la professoressa Stabile, ovvero il conflitto del Beagle. Era un conflitto che vedeva contrapposti il Cile e l'Argentina, e non è un caso appunto che il Perù in quel momento fosse alleato dell'Argentina. E fu una missione appunto che era organizzata per conto del regime cileno. Quindi si trattava di una contesa semplicemente, tra virgolette, territoriale, che non aveva, ripeto, nulla a che fare con l'anticomunismo, con l'avanzata dell'ondata progressista, e oltretutto un'operazione fatta nei confronti di un altro regime alleato di un altro regime con cui fino a poco tempo prima. E diciamo, c'erano delle strettissime collaborazioni appunto all'interno del Plan Condor. Da questo appunto si apre anche un altro tema, vale a dire da un lato l'utilizzo delle fonti giudiziarie per questo lavoro che sono state essenziali per andare a colmare quei vuoti che inevitabilmente i documenti vanno a lasciare, ma al tempo stesso è necessario utilizzare questo tipo di fonti con estrema cautela. Perché, esattamente come dimostrato dal libro che ha portato Donato in questo momento, un libro che io ho letto dall'inizio alla fine, nelle autonarrazioni di queste persone ci sono delle forzature che sono assolutamente antistoriche, delle forzature che servono a legittimare questo spostamento dall'Europa all'America Latina per, diciamo, plasmare questa militanza su quello che ora su quella che era il loro universo politico di riferimento. Mi viene in mente una cosa che racconta delle chiaie sia nel libro, ma anche di fronte a durante l'audizione alla commissione stragi nel 92. Lui sosteneva che il motivo per cui il gruppo di Avanguardia Nazionale abbandonò il Cile nel 1978 era perché proprio in quel momento Pinochet aveva abbandonato il suo progetto terzo forzista di creare, no, un'isola all'interno, un'isola politica nell'America Latina che si proponesse come terza forza alternativa al blocco atlantico liberista capeggiato dagli Stati Uniti e a quello sovietico. Era, diciamo, un abbandono che si era concretizzato con, secondo lui, l'arrivo dei Chicago Boys appunto nel 1978. Io penso che chiunque abbia un minimo, una conoscenza anche basica della storia cilena sa perfettamente che, cioè, sì, penso che susciti anche ilarità questo tipo di affermazione, perché l'arrivo dei Chicago Boys arrivò già nel 1974, quindi il progetto liberista era già ben avviato e consolidato già nel 1977, quando si verificò la prima ondata massiccia, ecco, di arrivi in Cile da parte dei neofascisti italiani. Un sistema, quello liberista, tra l'altro, che i neofascisti criticavano apertamente, perché loro invece, ad una società liberista, invece opponevano, diciamo, propugnavano la necessità di uno Stato invece fosse corporativista e che si ponesse appunto in maniera equidistante fra il socialismo e il liberismo, che appunto che andasse a creare in Europa principalmente
una terza forza intermedia, ecco. E, che dire, dall'altra parte invece abbiamo, no, l'esperienza paraguayana invece che si muove in parallelo rispetto a quella a cui si faceva cenno. Ah, dimenticavo, ecco, un'altra questione, oltre a missioni missioni di spionaggio, invece, come accennava la professoressa prima, c'è stato anche un coinvolgimento diretto dei neofascisti del narcotraffico nel 1980. Attività svolte in Bolivia che servivano a finanziare la dittatura, sia quella boliviana che quella argentina, quella stessa fase, per andare a rimpinguare le proprie casse in seguito ai tagli imposti dall'amministrazione Carter durante il suo mandato. Anche qui siamo di fronte ad un'attività come quella del traffico di droga, che è considerata universalmente nociva, ma che non si sono fatti scrupoli a condurre, e anche lì diciamo, non ha nemmeno mai avuto il coraggio, ecco, di rivendicarsi, ecco, come attività, come azione, come campagna. Dall'altra parte ci fu, come dicevo, si muoveva in parallelo invece l'esperienza del Paraguay, dove invece i neofascisti provenienti per la stragrande maggioranza da Ordine Nuovo ebbero un percorso che fu completamente diverso rispetto a quello degli ex camerati di Avanguardia Nazionale. Fu l'unico paese, il Paraguay, in cui i neofascisti chiesero e ottennero asilo politico, quindi una protezione internazionale ufficiale, uno status, ecco, che era dovuto semplicemente alla possibilità di Stroessner, che governava con mano di ferro dal 1954, di fare essenzialmente ciò che gli pareva. Anche concedere protezione internazionale a delle persone che erano ricercate in Italia per terrorismo. E due nomi mi vengono in mente, Clemente Graziani e Delio Massagrande. Persone che io su cui in quel momento pendeva anche, non mi ricordo se erano già, forse erano già stati condannati come mandanti dell'omicidio Opporsio. C'è da dire che successivamente furono assolti per questa accusa, per insufficienza di prove. Dopodiché, per questa circostanza, bisognerà attendere molto tempo. Nel frattempo, la gravità delle accuse pendenti sulla testa di queste persone non contava. Anche se si fossero macchiati di questi crimini, purché in nome del comunismo, allora andava bene. Erano comunque delle persone ben accette in Paraguay. Perché vediamo anche ulteriormente come le condizioni politiche di questi paesi hanno influenzato i movimenti dei neofascisti. Perché queste persone in Paraguay soprattutto rimasero anche dopo la fine della dittatura. Perché questo? Perché, come anche la professoressa ha scritto un bellissimo articolo proprio sulla transizione paraguayana, quando per farmi. Siamo 15, Ah, quindi se ok. puoi avviare. La transizione paraguayana fu un nulla di fatto, o parei, no? Si chiamava questo articolo in guaraní, vuol dire appunto nulla di fatto. Tant'è che l'interrogatorio a Elio Massagrande per riconfermare il suo status di esule politico fu condotto dalla stessa persona che nel 1977 era il secondo, era il vice di Milziade Pastor Colonnel, che era il capo della polizia politica di Stroessner, che si occupava appunto della repressione interna, delle sparizioni, delle torture, eccetera, eccetera. Mi fermo qui, volendo. Grazie Vito Ruggero. Adesso, con l'accordo del direttore del CESPI, abbiamo ancora 15-20 minuti, quindi io inviterei coloro che sono presenti, se vogliono fare domande, fare brevissimi interventi. Ecco, questo è il momento, e magari poi a un certo punto Vito Ruggero ci dirà se qualcuno ha voglia di comprare il libro, cosa deve fare per. Prego, Dario Conan. Grazie. Beh, veramente molto interessante, e per chi come me si vede anche per questo momento con la Latina, e anche per chi come me a quell'età lì viveva vicino a Laurelia al giorno di letto, vedeva l'appuntato di della banda Magliana a Don Olimpia, cioè era anche un pezzo della mia storia, ovviamente dalla parte giusta. Volevo dire però questo. È molto interessante tutto questo percorso, nome, diciamo così, proprio storici di quella storia agghiacciante, di quel mondo lì, e
Volevo che, però ho sentito molto storie personali, no? E una somma di storie personali che poi si incontrano, vengono utilizzate in modo strumentale da regimi che hanno un progetto politico. Però anche in Italia c'era un progetto politico che fondamentalmente tendiamo a identificare con la P2. Allora io volevo capire, se in questi studi, se c'è anche una regia o un accompagnamento di regia, diciamo, di un sistema che è stata la P2 con Licio Gelli e tutte le relazioni personali che in Sud America, in particolare nell'America Latina in generale, perché anche in Centro America, Somoza, eccetera, si muoveva. E quindi volevo un po' capire come queste biografie personali si incontrano poi invece con la biografia del paese, di un pezzo dell'Italia. E se mi permettete solo un accenno, per esempio il ruolo della P2. Il legame anche lui col golpismo argentino e il ruolo anche nel mettere la sordina che non fu messa tanto sul Cile dove non funzionò per vari motivi, ma sull'Argentina sì, Corriere della Sera imbavagliato per non parlare, ma in una guerra fredda un po' diversa da quella che oggi magari c'è, cioè, non so se tutti sanno, l'unico partito di sinistra che sotto i militari poteva agire tranquillamente era il Partito Comunista Argentino perché promuoveva gli scambi commerciali tra Unione Sovietica e Argentina quando gli Stati Uniti avevano tagliato le relazioni, facevano il boicottaggio all'Unione Sovietica e l'Europa cercava di non in qualche modo raffreddare il commercio con l'Argentina. Il Partito Comunista Argentino andava in giro a promuovere questa roba, Berlinguer non vuole ricevere. Allora ecco, questa è un po' la mia domanda, cioè che era poi il golpismo, quello lì, una P2 che organizzava le bombe in Italia, all'estate, in un mondo strano in cui oggi il più grande erede finanziario di Licio Gelli, che si chiama Maurizio Gelli, è ambasciatore del Nicaragua di Ortega in Spagna, e Licio Gelli Junior, figlio di quest'ultimo, è ambasciatore di Ortega in Uruguay. Quindi a volte le cose sono un po' mescolate. Però a me questo legame interessa molto capirlo e mi ha colpito Borghese, che va da Pinochet, è quello della decima, eh? Non so se la decima basta. Allora qualcosa anche nella storia politica di oggi, forse qualcuno sta cercando di recuperare. Boh. Ma ecco, P2 e storie personali. Come si dice? Grazie. Forse abbiamo fatto bene a fare queste. Io prima di passare la parola sia al dottor Salvini sia agli altri relatori, proporrei di raggruppare, se ci sono altre domande o interventi, in modo che poi facciamo il giro conclusivo. Qualcun altro? Allora, due persone, prego. Sì, Prego, prego, prego. Magari se si può presentare perché non so il nome. buonasera. Benissimo, prego. La mia era una cosa, non ho dato niente, solamente un piacere leggerlo. Scusi, può dire il nome? Sono Maria Donna Rizzo, sono un'ingegnere di Francesco. Per me la curiosità era capire se questi neofascisti italiani vivessero il suo rapporto. Che un po' sembra che sono stati utilizzati anche per questioni più di interesse nazionale dei singoli stati, no? Quindi al di là poi tutto della guerra fredda, però c'era in loro la possibilità di dialogare rispetto a in maniera critica rispetto al governo americano o non c'era modo di avere uno scambio. Benissimo. Se non ci sono altri,
Ultima richiesta? Nessuno? Benissimo. Allora, iniziando dal dottor Salvini, perché forse a un certo punto avrà un treno. Sì, magari, ma Ah, comunque posso benissimo. aspettare fino alla fine, comunque posso Benissimo. Allora, rispondere prego. brevemente. Sulle Red Hot Lines, io non ho rivisto tutto il materiale, anche documentale, non so, non ricordo se ne parla il libro o se ne parlano altri libri sull'Operazione Condor, come quello di Patrizia Maiorga, ma c'è tutta una parte in cui Stefano Delle Chiaie parla molto bene, tra virgolette, della colonia Dignidad in Cile, che è quella in cui si trovava Poinche, giusto? Ecco, io quindi rimanderei, visto che lei si occupa anche come ricerca di questo tipo di argomenti, io in questo momento non ho sotto mano il materiale perché non l'ho riletto. Comunque c'è tutta una parte sui libri in argomento, quello di Patrizia Maiorga, che forse lei Sì, conoscerà condannero. sull'Operazione Condor, in cui descrive. È andato a visitarla proprio. Potremmo dire che quella dei nostri neofascisti italiani è una seconda piccola red line, no? Ecco, però non sono in grado di approfondire l'argomento. Invece posso dire due parole su quello che ha detto Colombo. Però se... No, Dario, un appunto, certo, sì. Sì, Non mi sono ecco. presentato, Sì. Dario. Allora, sulla questione P2 c'è un legame stretto che è quello della redazione di una somma non elevatissima, è l'unico dato che c'è. Da parte di Gelli in Toscana all'aretino Augusto Cauchi di Ordine Nuovo, condannato per banda armata e detenzione di esplosivo e seriamente indiziato all'epoca di essere uno dei coautori dell'attentato all'Italicus. Quindi di un appoggio alla cellula toscana. Poi Cauchi, tra l'altro, scappa in Sud America, prima in Spagna. Dove partecipa? Abbiamo proprio trovato la fotografia in questo caso, ad una sparatoria contro i carlisti a Montejura. È un gruppo carlista di opposizione che erano diventati da destra a sinistra, in sostanza. Ecco. E c'è l'attacco contro questi carlisti progressisti, si vede proprio Cauchi, quello con la pistola sotto il giubbotto, e due vengono uccisi. Un'operazione bruttissima. Sono i fatti di Montejura nel 76. Poi Cauchi, che appunto è in contatto con Gelli, scappa prima in Cile. Poi, quando la situazione diventa difficile, attraversa le Ande, il famoso passo di San Martín, credo che sia un po' come il nostro Brennero, no? O forse anche più scosceso, e in Argentina trova rifugio, e questo ha una logica rispetto anche ai grossissimi legami anche di tipo economico-finanziario che Gelli aveva probabilmente con i più alti vertici della dittatura argentina. E quando l'Italia chiede l'estradizione, lui la condanna a 12 anni, se non sbaglio, le autorità argentine la rifiutano. Tant'è vero che Cauchi, che sarebbe stato importantissimo per conoscere di quegli avvenimenti, muore poi, diventa commerciante, muore tranquillamente l'Argentina, che ci rifiuta fino all'ultimo l'estradizione. Voglio solo leggere una pace, poi ho finito, non l'avevo letta prima, mi sembra impressionante. Vinci Guerra, in un verbale, racconta che un paio di mesi dopo l'attentato ai coniugi, lei torna a questo punto, Delle Chiaie si reca da Pinochet per commentare il risultato parziale, diciamo, fuori combattimento politico. Ma non era morto. E Vinci Guerra ripete la frase impressionante che Pinochet dice delle chiaie direttamente, adesso in spagnolo: El viejo, de se nos quiso morir, lastima, che peccato, quel vecchio proprio non può morire. Ecco, questo dà l'impressione anche umana. Ecco. Va bene, durante i funerali di Franco, Non questo. credo che sia un errore, perché i funerali di Franco furono prima dell'attentato. No, dopo il 20 novembre, morto Franco. Ma lei nel 76, no? 75. Allora sì, siamo 2 mesi dopo l'attentato a Leyton e siamo in occasione dei funerali di Franco in Spagna, in cui purtroppo in cui Pinochet si rincresce che purtroppo quel vecchio non è. Molte grazie. Maria Rosaria Stabile. Vabbè, molto rapidamente perché credo che Vito possa rispondere meglio di quanto lo possa fare io. La P2 e Licio Gelli è molto importante per l'Argentina, credo. Non ci scordiamo che Licio Gelli è sullo stesso aereo che riporta in Argentina
Perón nel 73, quindi non ce lo scordiamo, con il Cile no, non credo che abbia giocato un ruolo di rilevanza, non mi pare proprio. E la seconda domanda, il ruolo della Chiesa Cattolica, anche lì, quello che Gui e quello che Vito afferma, la diversità dei contesti. Allora in Argentina la Chiesa Cattolica è stata complice del suo insieme, no? Era una minoranza, il clero o i cattolici che in qualche modo no? Si schieravano in favore dei diritti umani. E quindi ci sta tutta una storia importante. Sin dagli anni 30 la Chiesa Cattolica, come dire, in Argentina era compromessa con la destra. Per la rifondazione, come si diceva, della nazione cattolica, non l'Argentina, già nella intenta. In Cile è tutta un'altra storia. In Cile la Chiesa cattolica, dopo il golpe di Stato, senza avere un arcivescovo super progressista, no? Era però, come dire, schierata apertamente in difesa dei diritti umani e contro la repressione e contro la dittatura. Quindi cambiano gli scenari, no? Non sono sempre gli stessi. La tua domanda? Era su se c'era una possibilità proprio di esprimere un giudizio, era Nei semplicemente confronti di chi? Degli Stati Uniti. Nei confronti degli Stati Uniti? Esatto, Non lo so, non. cioè, non c'era uno scambio, quindi, allora, non so. Io da quel pochissimo che so e da quello che ho imparato dalle ricerche di Vito, non mi pare che questo sia stato un elemento, come dire, importante o rilevante, ecco, nella vicenda. Per come io li ho percepiti come presenze, come dire, al netto, come dice, al di là delle storie, no? Personali, delle vicende personali. Ecco, no, mi scordavo a proposito, si faceva riferimento, il dottore Servini parlava della colonia di Minidate. E a questo proposito, Predchi non è stato preso nella colonia di Minidate. Credo che era in Argentina, in Sì, questo posto meraviglioso. ma non è la dignità, è un È altro un'altra cosa in localizzata, se non Argentina, mi la colonia, sbaglio in questo momento. sì, mi verrà in mente, Sì, la è colonia Villa Giulia, Baviera. però, eh? Villa Baviera. No, no, Villa è un via no, no, comunque. Villa Baviera poi è sempre Argentina, no, Villa Baviera, però è un altro po', è un'altra Sì, cosa. Villa Baviera. La colonia Dignità, beh, bisogna dire che per esempio nella repressione che attua il regime cileno gioca un ruolo importantissimo ed è una colonia di ex nazisti che costruiscono al proprio interno un regime nazista. Quindi è un capito, diciamo, tutto il gruppo dirigente del Partito Comunista Cileno che era rimasto nel paese nel 1976 viene fatto fuori nella colonia di Trinidad, no? E con la scomparsa, eccetera. Quindi, come dire, anche lì. E ci sono diverse storie a seconda dei paesi. Grazie, Maria Rosaria. L'onorevole Fabio. Solo un paio di battute perché anche dagli interventi, non in particolare anche dall'intervento di Giada Renato, ma con anche i riferimenti che sono stati fatti, diciamo, viene confermata la mia tesi, ovviamente, che suffraga l'importanza di questo lavoro, cioè del fatto che studiare queste cose vuol dire anche capire l'attualità. Basta pensare soltanto al ruolo della P2 e ai collegamenti della P2 con questa vicenda di cui si parla nel libro. No? Un altro citava la decima MAS, ahimè, rievocata oggi, che aveva un collegamento diretto o al contrario, al quale il golpe borghese del 70 si collegava direttamente, il golpe, come sappiamo, fortemente legato alla presenza della P2. Ma tornando al Sud America, io sono da poco rientrato
dall'Uruguay. Ancora oggi l'Uruguay Ortolani è uno degli uomini più ricchi, più potenti e più influenti, anche se non in maniera esplicita. E sappiamo che Ortolani era l'eminenza finanziaria della P2. La cosa più scandalosa è che ci riporta all'attualità, ahimè, che il figlio di Licio Gelli, Maurizio Gelli, sia stato nominato da quel regime che a volte certa sinistra rivoluzionaria continua ancora a indicare come un regime di sinistra, un regime di Ortega, come ambasciatore in Spagna. Insomma, la dice lunga sulla lunga mano di questi potentati, di questi poteri occulti. Che oltre ad avere destabilizzato, tentato di destabilizzare l'Italia, ancora oggi hanno influenza e poteri economici in Europa e nel mondo. Quindi, mi sembra interessante che questi riferimenti ci facciano capire come questo tipo di lavoro non è soltanto così, cronaca storica o esercizio di retorica sul passato, ma ahimè, ha molta attinenza, che ci aiuta anche a capire, a comprendere meglio cose che forse oggi vivono nel cono d'ombra di certa stampa, di certa opinione. Possiamo superare quella amnesia, professore. Allora, Pariloce. Eric Quimby, che ha vissuto 50 anni a San Carlos da Rinocchio, Pariloce. in Argentina, ma non lontano dal confine con il Certo. Cile, chiamata così la Svizzera delle Ande, monti, boschi e valdi. Luogo Pariloce, incantato, ecco. sì. Sì, c'ero stata, ero rimasta. Non è San Carlo, non è l'Italia, ma è No. San Carlos de Pariloce. Barrisi. Questo però non fa brutta figura. No, no, ma pure Tutti e due, no? Quelle amnesie geografiche. l'autore ha qualcosa da. Sì, molto brevemente, allora, in realtà sulla questione della P2 hanno già contribuito sia il dottor Sabini che la professoressa, e oltre che l'onorevole Porta, volevo solamente aggiungere una questione, nel senso che a me mi è capitato, cioè questa è una domanda fissa in tutte le presentazioni che qualcuno via, perché insomma è un fatto assodato, quindi, le relazioni che ci sono state fra la P2 e l'Argentina, tant'è che cioè, alcuni dei vertici, insomma, della giunta militare, dell'ultima giunta militare, cioè quella post-76, intendo, volevo dire, erano tessera della P2. Però penso che sia importante anche fare un distinguo ben importante, nel senso, ci sono stati dei rapporti, ma erano dei rapporti principalmente di tipo politico, nel senso che ovviamente c'erano delle coperture appunto a livello dell'informazione, magari per favorire degli scambi più economici e più che altro, però io mi sento di escludere al 100% qualsiasi partecipazione a livello di definizione anche di quelle che erano le linee programmatiche della dittatura e anche qualsiasi intervento di tipo pratico. Perché se pensiamo che gli argentini sono stati addestrati, Escuela de las Americas dagli Stati Uniti, con i francesi dell'OAS che se andavano lì con una missione strutturata, pensiamo davvero che avessero bisogno della Avevano P2. già detto. Esattamente. Andavano Esattamente. Questione invece, allora, Rathline, io sarei un po' più cauto su questa cosa. Se mentre subito dopo, durante nel post-seconda guerra mondiale, fu un fenomeno più strutturato, ecco, magari sulle venivano organizzati dei canali appositamente dedicati, questa ondata invece ha un carattere molto più informale, un po' alla spicciolata, mi si passi il termine. Nel senso che non passavano sempre per gli stessi canali, tant'è che anche perché, diciamo, una condizione dettata dal fatto che non era un gruppo unitario che si muoveva. Nel senso perché alcuni andavano, come abbiamo detto, andavano in Paraguay, altri in Cile, poi si spostavano, quindi ecco, era un fenomeno molto più altalenante e dinamico, tra virgolette. Sulla Chiesa Cattolica ha abbondantemente risposto la professoressa Stabili, quindi non vado oltre. Sulla questione invece Stati Uniti, ecco, io nel libro scrivo chiaramente che questo è quello, no, fa parte di quella guerra fredda che nella storiografia viene definita come periferica, nel senso che è un fenomeno che va al di là del conflitto bipolare tra le due superpotenze, ma invece lo supera.
Detto questo, però, c'è anche da dire che soprattutto in Paraguay, invece, durante l'amministrazione Carter, nelle sedute della Confederazione Anticomunista Latinoamericana, si parlava apertamente di Carter comunismo, nel senso che Jimmy Carter veniva identificato anche egli come una marionetta nelle mani dell'Unione Sovietica, che addirittura parlavano di imperialismo non, no, con i vari Eisenhower, ma di Carter cercava di mettere bocca nelle loro vicende interne perché tentava sempre di andare a influenzare la politica interna, tagliando i fondi per cercare di porre un argine alla repressione, alla violazione di diritti umani. Questo in Paraguay, come dicevamo, la situazione era molto diversa rispetto a quella cilena e argentina. E dall'altra parte, personalmente non ti so dire se ci fosse stato, diciamo, se ci sia stato una presa di posizione pubblica. Io personalmente non ne ho trovato traccia, ma questo non implica che non ci sia stata, cioè sia chiara come cosa, cioè, anche perché sono delle informazioni che magari in questo momento per chi andava a raccogliere informazioni non erano particolarmente rilevanti nella ricostruzione, insomma, diciamo che probabilmente avevo un altro a cui pensare, secondo me, chi andava, gli analisti, insomma, i vari servizi di sicurezza. Un altro domanda? Benissimo. Allora, io ringrazio innanzitutto il CESPI per questa opportunità che ci ha dato. Mi sembra che l'abbiamo colta appieno e mi sembra che molte cose siano venute fuori. Spero che ci possano essere altri momenti di approfondimento, sicuramente ci saranno come questi. Ringrazio tutti i relatori e l'autore a questo tavolo, i presenti a questo incontro, sia i presenti qui nella sala e sia i presenti che si sono collegati via online, alcuni anche dall'America Latina che salutiamo e ringraziamo. Grazie a tutti.